Siamo concettualmente nell'ambito del minimum energy requirement, cioè stiamo cercando di ottimizzare il progetto in base alle calorie scambiate, prima che in base anche ad altre cose. Ok, però cominciamo a dare uno sguardo su, sempre nell'ottica del massimo delle calorie scambiate, quale potrebbe essere un ottimo del numero di scambiatori? Allora, infatti, facciamoci un appunto mentale su questo schema di processo semplificato. Quello che ci interessa ricordare da questo processo è che abbiamo Entrata. un fluido freddo qua. Un fluido freddo qua. Quindi sono Un due fluido fluidi caldo. freddi da scaldare, un fluido caldo qui e un altro fluido freddo qua. Perché questo deve passare da 35 a 126, che è un freddo. Questo deve passare da 35 a 200, è un freddo. Questo deve passare da 5 a 200, è un freddo, e questo invece deve passare da 200 a 35, è un caldo. Ok, è semplicemente per ricordarci che ci servono, che abbiamo un processo con tre freddi e un caldo. Quindi gioco forza, qui non è mostrato, ma questo processo ha anche una sorgente di calore esterna. Bene. Andiamo al punto. Paragrafo 3.6. Questa che vedi in basso è una rappresentazione alternativa un po' diversa da quelle a cui siamo abituati finora. È una rappresentazione che non fa uso né del diagramma temperatura-entalpia né della cascata. È una rappresentazione, diciamo, in cui gli stream sono rappresentati da questi cerchiolini, in alcuni libri puoi trovare dei quadrati, ma è ininfluente, e gli scambiatori di calori sono rappresentati da queste righe, così scritta l'entalpia. Allora, Chiaro. praticamente questa figura è semplicemente per introdurti il nuovo modo di rappresentare le cose. Tu hai tre fluidi freddi, ciascuno con il suo fabbisogno entalpico. E poi hai i due fluidi caldi, ma fluidi di processo più fluidi di servizio, tutti assieme nello stesso calderone. Come se stessimo facendo l'analisi delle curve composte bilanciate. Quindi abbiamo anche le correnti di servizio, non solo quelle di processo. Cioè Ora, complessivo, sì. questa è una figura che, indipendentemente dalle temperature, ti è d'aiuto per cominciare a distribuire i flussi di calore. Questo che significa? Vuol dire che uno parte dalla considerazione che questo fluido caldo, 2570, ne ha da vendere per questo, e gliene rimane anche per questo qui. Se tu aggiungi dalla corrente esterna quello che manca al fluido freddo 1, hai finito. Ovviamente tu potevi fare questa combinazione disegnando le righette anche in un'altra maniera. Però non tutte le connessioni possibili dal punto di vista entalpico poi erano anche connessioni fattibili in termini di cascata di temperatura. Magari in questo esempio ipersemplificato sì, ma in esempi più complessi no. Sì, certo. Ok. Ovvio. Vale a dire, prendiamo, ecco, esempio di. Ci sei? Perché ho visto un drop nel segnale. Sì, ora ci sono, neanche io ho sentito. Questo, ad esempio, è una schematizzazione un attimino più complessa in cui abbiamo una e due correnti calde di processo, una e due correnti fredde di processo, una corrente fredda di servizio
e una corrente calda di servizio. Mm-hmm. Ora ti fa vedere due possibili connessioni, entrambe fattibili dal punto di vista entalpico. Mm-hmm. Questo è possibile anche per un fatto che, allora, è ovvio che la somma delle entalpie possedute dai caldi deve essere uguale alla somma delle entalpie di tutti i freddi. Perché se tu metti assieme sia le correnti di processo che quelle di servizio, il sistema normalmente non può che essere bilanciato. Punto. Sì. Ok? Certo, non si genera calore da nulla. Hai considerato anche le correnti di servizio, ok? Le utilities, sì. Perfetto. Ora, può succedere, che cosa? Che questa eguaglianza non sia valida solo per l'intero set di stream, ma sia valida anche per dei sottoinsiemi. Ok, dei bilanci, diciamo. Allora, chiaramente in questo esempio, se tu fai 30 più 70 più 90 ottieni 190. E se tu sotto fai 40 più 100 più 50 ottieni 190. Il sistema è globalmente impari. L'intero insieme è globalmente impari. Mm-hmm. Ma ora guarda in questo esempio scelto ad arte cosa succede tra il sottoinsieme C1, H2 e CV e il sottoinsieme 30, 70 e 100. Sì, sono bilanciati tra loro. Vedi. Quindi, in realtà in questo sistema tu hai tre collezioni di stream in bilancio entalpico tra loro. La connessione globale, la connessione STH1-C2 e la connessione C1-H2-CV. Mm-hmm. Questo che significa? Questo significa che puoi avere le mani libere e fare delle combinazioni come quelle in figura 3.18C. Ok. Vale a dire, tu hai a disposizione dei mix tra le connessioni globali e le connessioni possibili ai sottoinsiemi. Le puoi mischiare. Ok. Sì. Ma questo che significa? Questo significa che tu puoi aggiungere dei rami che collegano i due sottoinsiemi e questi rami ti consentono di trasferire entalpia da un sottoinsieme di stream a un altro. Aggiunge un grado di libertà. Esatto. Ti aggiunge un grado di libertà nel tuo progettare la rete degli scambiatori di calore. Ok, sì. Allora, riformulo in altre parole. Ricapitolo. Tu hai il tuo insieme di correnti totale. Sì. Che è impari per definizione. Mm-hmm. Ti progetti una serie di connessioni terme. Si può dimostrare una cosiddetta formula trovata da Hohmann nel 71 e però denominata formula di Euler, che il numero minimo di connessioni è il numero degli stream meno 1. Connessioni, ok. Dove per stream si intende sia stream di processo che stream di servizio. Ok. Supponi poi di aver trovato degli altri sottoinsieme entalpicamente bilanciati. Questa non è una caratteristica generale del tuo sistema. Questa è una caratteristica che si verifica caso per caso. Può capitare, Può capitare. Bene, ora tu hai a disposizione delle connessioni interne a quei sottosistemi. Allora, tu hai il tuo gruppo bilanciato e hai trovato che ti servono un minimo di 5 scambiatori, perché se è meno 1 fa 5. Sì. In questo caso hai due sottogruppi bilanciati, ognuno da 3 stream. Quindi vuol dire che ogni sottogruppo è soddisfatto da 2 scambiatori, 3 meno 1. Giusto. 2 più 2 fa 4. Uno in meno
che il minimo del set originale. Sì, ho quindi capito. In questo caso la divisione nei sottoinsiemi e l'applicazione della regola di Eulero ai sottoinsiemi ti ha fatto risparmiare uno scambiatore. Ho capito. Ora, facendo una combinazione tra le due cose, come nell'esempio sotto, tu hai 1, 2, 3, 4, 5 e 6 scambiatori. Quindi addirittura una in più nel minimo richiesto generalmente dal sistema. Sì. Quindi questa opzione il libro te la mostra perché, nonostante non sia un'opzione che vada verso il minimo numero di scambiatori, è un'opzione che introduce dei circuiti. Mi spiego. Ok. Nella configurazione di base, quella del subset generale, mm-hmm. tu hai ad esempio che lo stream C2 non parla mai col vapore. Sì. Qua sì. Ma lo stream C2 continua anche a parlare col fluido caldo H2. Mm-hmm. Questo ti dà dei gradi di libertà. Chiaro. Perché non tutti gli scambi che di primo acchitto sono entalpicamente fattibili, poi sono anche convenienti dal punto di vista delle cascate di temperatura. Giusto. Allora, questo sarebbe più facile vederlo con un esempio. Il problema è che gli esempi in materia sono molto complessi. Allora, okay. Vediamola così. Immagina che questo scambio tra H2 e C2 a un certo punto sia talmente costretto dal punto di vista del delta T che lo scambiatore dovrebbe avere un'area molto, molto, molto grossa. Ok. Se tu C2 lo soddisfi un po' anche col vapore, allora puoi andare nella condizione in cui tra C2 e H2 usi solo un certo intervallo di temperature più favorevole e poi il resto lo fai col vapore. Sì. Mm-hmm. Chiaro. Il libro non chiama in causa lo stream H2, chiama in causa lo stream H1, perché vedi, le X che passano da qui le toglie da qua, però concettualmente è la stessa cosa che ti ho raccontato. Sì, ho capito. Sì, 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 cioè, lui lo fa con H1 e noi l'abbiamo fatto con H2. Metti che questi 60 kW per passare tutti dovevano portare la delta T tra due fluidi a valori molto piccoli, vicini al delta T minimo. Mm-hmm. E quindi lo scambiatore fuori, che lo scambiatore di calore che veniva fuori era uno scambiatore di calore con un'area molto grande. Se tu riesci ad alleviare questi 60 kW portandoli a 60-X, allora magari qua ottieni uno scambiatore di calore con un'area più piccola. Mm-hmm. Questi X li recuperi da un'altra corrente. Ma così facendo vai a istituire una connessione che non era strettamente necessaria dalla regola di Eulero. Mm-hmm. E di più, siccome è una connessione tra lo stream e C2, ha inserito un loop che è tra quei quattro lì, tra il subset dello stream e il subset degli altri. Mm-hmm. Perché vedi che se il vapore deve passare X kilowatt a C2, non li può più passare a C1. Ma C1 non era nel subset del vapore, era nell'altro subset. Il numero dei loop presenti modifica la quantità di scambiatori. Ok.
ovviamente, come ti faceva vedere l'esempio prima, introducendo dei loop, tu hai delle unità in più. La nuova formula è questa. Ok, dove n è il numero totale degli stream, l è il numero dei loop che introduci in questa maniera e s è il numero di subset. Comunque, se non ci sono loop e non ci sono subset, vale la regola di Eulero originale. Ok. Adesso facciamo attenzione però a una cosa. Allora, questa figura secondo me è molto chiara. E va, diciamo, considerata con attenzione. Ok. Immagina ora le zone sopra e sotto il pinch. Sì. Quello detto finora andrebbe applicato separatamente alle due regioni. Ci siamo? Sì. A questo punto, però, è anche ovvio che la regione sopra il pinch, la hot utility, e la regione sotto il pinch più la cold utility sono dei subset, nel senso che sono sistemi indipendentemente bilanciati. Quindi in teoria tu potresti anche realizzare un trasferimento di calore da un subset all'altro. Questo però che significa? Significa che stai violando una delle regole d'oro della pinch analysis. Perché stai facendo passare calore a cavallo del pinch point. Quindi non va bene, io Non va spero. bene, però che convenienza avresti? Avresti la convenienza che se tu introduci un subset, in questa formula vai col segno meno. Vale a dire che se tu non violi mai la regola del pinch, il numero minimo di scambiatori sarà le correnti meno 1. Ma se tu introduci due subset che sempre hai a disposizione, il subset della roba sopra il pinch e il subset della roba sotto il pinch, tu puoi arrivare a n-2. N-2. Perché meno 2? Perché i subset sono due. Ok, ho capito. Quindi questo è un esempio che ti fa vedere un minimo minore o uguale di un minimum per il minimo dell'energy requirement. Vale a dire, la regola d'oro del pinch, quella che ti porta al minore spreco di energia, non è però la regola che ti porta al minor numero di scambiatori. E lo vedi subito di nuovo nell'esempio qua sopra. Se io riesco a individuare due subset, gli scambiatori totali che mi servono qua sono 4. Se non riesco a individuare nessun subset, gli scambiatori minimi sono 5. Ah, come sarebbe bello individuare dei subset. Quindi volendo tu ti potresti far cogliere dalla, ti potresti fare, ti potresti, quindi volendo tu potresti cadere nella tentazione di individuare i subset sempre presenti, cioè la zona sopra il pinch più la hot utility e la zona sotto il pinch più la cold utility, con l'obiettivo di togliere di mezzo lo scambiatore di calore. Stai violando la regola d'oro del pinch, quindi di sicuro non starai ottenendo il massimo dell'efficienza energetica. Ma se tu sei in un contesto impiantistico produttivo in cui vale ancora il mondo degli anni 60, in cui l'energia costa molto poco e gli scambiatori di calore costano molto,
Allora questa vibrazione potrebbe essere talmente forte da non poterci resistere. Mm-hmm. Ok? Se tu ti stai muovendo in questo contesto, targeting for minimum number of units diventa vantaggioso. Non stai più applicando le regole di quando tu fai il targeting per il minimum energy requirement. Mm-hmm. Ok? Cioè, chiaro. Non vuol dire che le regole d'oro del pinch, vale a dire niente trasferimento di calore a calore del pinch, niente riscaldatori sotto il pinch e niente raffreddatori sopra il pinch non valgono più. Ma siccome quelle regole riflettono soltanto i primi due principi della termodinamica, mm-hmm. quelle due regole valgono quando tu fai la ottimizzazione delle calorie. Non sono regole sufficienti a fare l'ottimizzazione anche di altre cose. Mm-hmm. Sì, 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 sì. Tra le varie altre cose che tu puoi ottimizzare e che sono scritte appunto in questa seconda parte del capitolo 3, mi premeva di spiegare meglio la minimizzazione del numero di scambiatori piuttosto che altre cose che sono chiaro, A, più complesse e B, meno importanti. Ok, tipo l'area targeting. L'area targeting è già una cosa un pochino più complessa. Ok. E secondo me concettualmente è meno importante perché allora l'area targeting significa è praticamente uno spin-off del numero di scambiatori targeting. Mm-hmm. Cioè, tu non ti preoccupi solo di sapere quanti scambiatori hai in giro, ma ti preoccupi anche di sapere quanto sono grossi. L'idea, molto banalmente, è prendi la formula generale di uno scambiatore di calore. Mm-hmm. Area uguale delta H su delta T per 1 su U. Dove U è un coefficiente di scambio termico globale mediato, che è tipico dell'apparecchio. Sì, sì, che è la legge di Newton questa. Q è uguale a UA delta T. Ok, esatto, perfetto. Allora, se tu immagini che U sia una costante e quindi puoi normalizzare per U, allora hai una formula in cui ti rimane praticamente la sommatoria di un delta H normalizzato diviso delta T. Mm-hmm. Ok? Questo delta H su U, che qua lo chiama Q su H, Q su H minuscolo, puoi immaginare di dividerlo non per correnti, ma per intervalli di temperatura. Allora, in questa formula tu puoi dividere il processo non in stream e cambiatori di calore, ma lo dividi di nuovo in intervalli di temperatura, che si chiamano intervalli K piccolo da 1 a K grande. Mm-hmm. In ogni intervallo di temperatura ci sarà un delta T media logaritmico tra la corrente calda e la corrente fredda. È una cosa che puoi vedere subito sul grafico delle grandi curve composte. Mm-hmm. Bene, in ogni intervallo di temperatura, le correnti calde, I da 1 a I grande, e le correnti fredde, J da 1 a J grande, avranno un delta H normalizzato per U che è dato da questo rapporto. Ok. Quindi tu puoi definire H su, ok, l'area di scambio termico necessaria per ogni intervallo di temperatura. Mm-hmm. Bene. A quel punto, questa area totale è una funzione di delta T, dei Q su H, ma anche degli intervalli in cui splitti la sommatoria. Mm-hmm. E anche degli accoppiamenti. Sì. Perché a seconda di cosa scegli di accoppiare, il delta T tipico di ogni intervallo cambia. Mm-hmm. Cioè, vedi quale esempio che ti fa?
A, B, C, D. Sì. Perfetto. L'area nell'esempio sotto è minore perché se il delta t dell'intervallo, fai finta di questo k-esimo intervallo, si giova di un accoppiamento tra A e D, allora è un delta t molto alto. Viceversa, nell'esempio sopra, i delta t sono sempre più piccoli. Sì, è chiaro, è chiaro. Cioè, tu violi la regola del d'oro del pinch e ottieni quindi una diminuzione dell'ottimizzazione energetica, però cioè, hai un risparmio dal punto di vista dell'aria, perché ovviamente Esatto, lavori con esatto. scambiatori con delta T più grandi. Torniamo a quello che dicevo nell'introduzione. Siamo tornati nel mondo in cui l'energia non costa niente, ma gli scambiatori di calore e i costi immobilizzati sono un problema. Ok? Allora, se torniamo a ragionare in quel modo, è chiaro che dovremo fare soluzioni di questo tipo. E qui ci va ancora bene perché una volta accoppiate tra di loro le correnti molto calde, riesco ancora comunque ad accoppiare tra di loro le correnti tiepide. Se fossero troppo attaccate, sarebbe Esatto. irragionevole. Questo insomma è per dire che diciamo che la pinch analysis è vero che si è sviluppata per fare economia energetica, però ti dà anche gli strumenti concettuali per tenersi aperte anche le altre porte. Sostanzialmente la puoi vedere così, il cosiddetto MER targeting, cioè target, il nostro Minimum target è il energy. minimum energy. Questa è, diciamo, la pinch analysis dura e pura. Vogliamo risparmiare le calorie. Concetti come il number of units targeting e l'area targeting sono, diciamo, concetti che appartengono a una pinch analysis, fammi passare il termine, non ortodossa, una pinch analysis un po' apocrifa, un po' rilassata, in cui cominciano a rientrare concetti di minimo economico piuttosto che minimo energetico. Chiaro? D'altronde, insomma, cioè, dobbiamo tenere la mente aperta e sapere che se per risparmiare un kilowatt che mi Spendo costa 500 tot, euro. devo spendere 10 volte tanto, cioè, perché poi alla fine tutto è connesso, no? Se tu per avere nel tuo impianto uno scambiatore di calore in più, ma quindi anche indipendentemente dalle regole becere del costo e del profitto, quanto calore e quindi quanto inquinamento è costato produrre con lo scambiatore di calore in più? Cioè, capito? Perché quello scambiatore di calore in più che ti serve a fare l'ottimo energetico rigoroso, qualcuno ha dovuto fabbricarlo. Quindi qualcuno ha dovuto fondere l'acciaio, magari acciaio cromato. Sì, Qualcuno ha il ciclo dovuto di magari. vita, cioè c'è un Ecco, ciclo di sì. vita dietro. Ma più che altro, mentre l'ottimizzazione energetica può sembrare la cosa più virtuosa dal punto di vista, diciamo, fammi passare il termine dell'inquinamento. Non è detto. Se l'ottimo energetico ti richiede un costo capitale maggiore, allora quel costo capitale che si traduce in apparecchi da fabbricare, la fabbricazione di un apparecchio nel nostro mondo richiede anch'essa energia. Cioè, Sì, e tu provoca dici che inquinamento anch'essa. esatto. Per risparmiare 100 kW di inquinamento in impianto, magari Ne tu. faccio 200 in fabbrica dove producono Oh, ci siamo spiegati. Perfetto. Chiaro, chiaro. È vero che allora un costo immobilizzato l'hai fatto una tantum. Beh, sì, Mentre. dovresti guardare gli anni di funzionamento dell'impianto per Ecco, fare. bene. Vedo che hai capito. Di quello che succede, ad ogni modo,
l'area totale degli scambiatori nel tuo impianto è inversamente proporzionale al minimo di energia richiesta. Aspetta. Questo è un concetto qualitativo, non ti fissare sul grafico, perché il grafico, la curva è disegnata... L'inversamente proporzionale, stavo cercando di capire. L'inversa proporzionalità, beh, è abbastanza ovvia, scusa. Perché maggiore il delta H significa richiesto, significa maggiore delta T e migliore efficienza di scambio termico? No, minimum heat requirement vuol dire, Alessandro, meno hot utility. Quindi vuol dire più correnti di processo incrociate tra loro. Quindi vuol dire... Ah, ok, ho capito. Cioè, poca hot utility, tanti scambiatori. Molta hot utility, pochi scambiatori. Sì, sì, è la questione dei grafici che fanno così così. Ok. Allora, queste grandezze saranno correlate da una curva di ottimo, che dipende da quanto costa l'area di scambio termico. Mm-hmm. Cioè, questo lo puoi vedere come il luogo dei minimi dell'ottimizzazione di costo. Il luogo. Ok. Nel senso che se tu traduci l'heat requirement in euro e traduci l'area di scambio in euro, mm-hmm. Oh, ci sarà linea lì. Un punto ottimale. Mm-hmm. Diverso da impianto impianto a seconda di quanto è diverso la hot utility minima. Okay. Immagina di avere un impianto lì, che è lì che lavora per i cazzi suoi. Questo impianto ha un fabbisogno energetico di 1000, facciamo, e un'area totale di scambiatori di 100. Ok. Ok, un giorno arriva una squadra di consulenti per fare il retrofit. La squadra di consulenti prende tutti i sani principi della pinch analysis, fa il lavoro, poi gli dice: voi non avete capito un cazzo, il vostro impianto non è nel punto di ottimo né energetico né di costo, state buttando via un sacco di soldi e un sacco di calorie nel cesso. Abbiamo due opzioni, signori miei. O vi tenete questo spreco di calorie che state facendo, e però con queste calorie in più rispetto all'ottimo che state comprando, seguendo i nostri consigli, vi fate un network di scambiatori più bello, mm-hmm. E allora ci spostiamo in verticale, cioè a pari hot utility, noi vi portiamo da qua tanta area a qui poca area. Okay. Perché voi adesso le vostre hot utility le state usando in maniera inefficiente. Adesso vi diciamo noi come fare a usarle in maniera efficiente. Mm-hmm. Cioè, metti caso che c'è uno che sta usando più hot utility di quella strettamente richiesta dalla pinch analysis. Mm-hmm. Ma, nonostante questo, non sta buttando calore a cavallo del pinch. Sta facendo altri tipi di spreco. Mm-hmm. Tu, ovviamente, puoi andare da questo tizio e offrirgli una soluzione economicamente vantaggiosa che dice: guarda, non fare quegli altri sprechi che stai facendo adesso, ma prendi questo calore in più, buttalo a cavallo del pinch, ti troverai qualche scambiatore di calore che lavorerà con dei delta T molto più alti, quindi con un'area molto più piccola. Gli stai offrendo un risparmio in termini di area di scambio termico. Ok, sì. Viceversa, tu puoi andare da questo tizio e dirgli: ascolta, ciccio, adesso ci mettiamo in pari con i principi della virtù energetica, io ti faccio vedere che con quest'area di scambio termico che hai a disposizione, eliminando vaccate tipo buttare il calore a cavallo del pinch, la tua hot utility si riduce. E quindi tu ottimizzi l'impianto muovendoti in orizzontale. Chiaro.
chiaro adesso? Perché... Ok, e quindi quella è la curva degli ottimi, diventa. Certo. Ho capito. Adesso non prendere questo grafico come un esempio quantitativo, perché vedi che qua il libro, infatti, conscio di questa cosa, non ti ha neanche messo un'unità di misura sulle assi. Cioè, questi numeri servono semplicemente a darti un'idea di cosa sta succedendo. Potrebbero anche non esserci questi numeri. Questa figura però è preziosa dal punto di vista qualitativo come concetto. Sì, ho capito. Cioè, allora, la pinch analysis dura e pura, come te l'ho spiegata fino alla volta scorsa, prevede di fare questi movimenti qua, in orizzontale. Sì. Stiamo buttando calore perché stiamo violando una delle tre regole d'oro. Stiamo buttando calore a cavallo del pinch, o abbiamo messo gli scambiatori di calore con i pozzi caldi e i pozzi freddi nei punti non appropriati. Stiamo violando magari il principio del buon posizionamento delle utility. Quindi pinch analysis dura e pura ti conduco a chiamare meno calore dall'esterno. Sì, 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 sì. L'altra opzione è quella magari violando qualche principio del pinch, come quella che abbiamo detto prima, lo scambio termico a cavallo del pinch. Però, lo scambio termico a cavallo del pinch ti consente però subito di passare dalla formula di Eulero stretta alla formula di Eulero in cui sottrai i subset e quindi elimini gli scambiatori di calore. Chiaro. E via. E poi ci sono altri tipi di targeting, ad esempio il number of shelf targeting, però qua andiamo veramente nei dettagli, nelle cose un po' complesse. Okay. Sì, ad esempio, sì. Number of shelf targeting significa che non solo uno scambiatore di calore, più è alto il delta T e più è piccola la sua area totale, ma più è alto il delta T, e più può essere diversa la sua forma geometrica. Ok. Questa è una cosa che si applica agli scambiatori di calore, ad esempio shell and tube, con diversi passi. Il super targeting sarebbe un po' una mettere assieme tutte queste cose. Ok. Ed è relativamente semplice nel caso di un sistema a due stream, ti dice. Perché nel caso di un sistema di due stream tu hai che il costo delle utility cresce linearmente col delta T minimo, mentre il costo dell'area va con una legge tipo iperbolica, perché l'area è uguale al calore totale diviso U per delta T, se delta T che è una legge iperbolica. Facendo la somma ottieni questa cosa qua, che praticamente parte come un'iperbole ma poi è un asintoto lineare, e quindi tipicamente trovi un delta T di ottimo. Questa è praticamente, Alessandro, è un area targeting nel caso semplice di una corrente calda e una corrente fredda. Tutto il concetto dell'area targeting è costruire una funzione che riesca a rappresentare questo fenomeno quando la corrente calda è un insieme di corrente calde e la corrente fredda è un insieme di correnti fredde. Ok. In quel caso la costruzione dell'iperbole sarà un bel po' più complicata. La costruzione di questa retta sarà anche quella più complicata, perché magari tu hai tanti pozzi freddi e tanti pozzi caldi, ognuno con un costo diverso, però concettualmente è la stessa cosa. Perché ricordi... Sì, sì, certo, certo. Perché ricordati che concettualmente, quando tu hai il tuo grafo delle curve composte, tu puoi vedere come se la curva composta dei caldi fosse come un unico grande hot stream e la curva composta dei freddi come un unico grande cold stream. Pacifico. Eccetera. Ricordati però una cosa, che... la fine del capitolo te la lascio. Okay. Ricordati però una cosa, che
appena ti muovi via dal principio base di andare a minimizzare le calorie e appena cominci a voler minimizzare altre cose, sei in balia di quelli che sono i coefficienti di costo. E i coefficienti di costo, Alessandro, non derivano dalla termodinamica del sistema, ma derivano dal mondo che sta attorno a te. E soprattutto cambiano. Passiamo al capitolo 4. Allora, i primi paragrafi del capitolo 4 ti fanno una panoramica sui diversi tipi di scambiatori di calore che si hanno in un impianto. Allora, quelli più comuni sono i cosiddetti scambiatori shell and tube. Ok. Vanno benissimo per fare sia scambio termico fra gas e liquidi, sia scambio termico fra liquidi e vapori condensanti o liquidi bollenti. Ok. Poi ci sono gli scambiatori a piastre. Questi vanno un casino di moda, soprattutto quando si tratta di oli. Sì, di ingegneria alimentare, sì. Ho fatto un corso su sta roba. Ah, ok, perfetto. Corso vuol dire una lezione di un'ora, ok? Che hanno detto questi sono gli scambiatori. Allora, veniamo all'argomento principale della prima parte del capitolo 4, il cosiddetto string splitting. Allora, ti ricordi che una delle buone regole quando si fa la progettazione degli scambi termici è anzitutto partire dal pinch. Sì. Non partire dal punto più caldo, dal punto più freddo, ma partire dal pinch. E poi seguire la regola che sopra il pinch la corrente calda dovrebbe sempre avere una capacità termica inferiore di quella fredda con cui è accoppiata. E sotto il pinch viceversa. Sì. Ora, la considerazione di base è se vediamo che non possiamo rispettare questo criterio e non riusciamo a trovare nessuna alternativa, abbiamo la possibilità di dividere uno stream. In questo modo, se tu prendi banalmente uno splitter e dividi uno stream a metà, metà del flusso da una parte e metà del flusso dall'altra, tu hai che la capacità termica degli stream divisi è la metà di quella originaria. Se li dividi a metà, sì. Ad esempio, certo. Ma a questo punto potresti trovare dei match che non ti portano a violare la regola che abbiamo appena ripetuto. Ok. Questo è un esempio. Ok. Tu vedi che hai uno stream P at pinch, ok. Hold 1. Nelle vicinanze del pinch il CP è di 25. Ovviamente qua ti dice CP at pinch perché qua stai facendo l'assunzione che il CP non sia più costante per un fluido su tutto il range di temperatura attraversato. Sei già in un'approssimazione successiva in cui il CP dipende dalla temperatura. Ok, sì, che è ragionevole. Eppure riesci ad accoppiare il fluido non solo con un fluido caldo che è CP 80 sotto il pinch, perché sotto il pinch deve avere la regola CP hot, CP cold, ok, ma guarda, sopra il pinch, ricorrendo allo string splitting, riesce ad accoppiare con uno stream caldo che ha un CP di 12. Sopra il pinch riesce ad accoppiarci sì, con uno col CP di 12. Ecco, vedi che sopra il pinch tu dovresti rispettare questa cosa qua. CP hot minore uguale CP cold. Quindi e riesce anche ad accoppiarlo con uno che ha CP di 10. Cioè, da questo stream tu tiri fuori due accoppiamenti. Perché 25 e 15 diviso 2 fa 12 e mezzo, che è ancora maggiore uguale di 12 e mezzo e ancora maggiore uguale di 10. Capito. Hai
moltiplicato la capacità scambiante di questo string qua. Se tu non facevi questo splitting, ti perdevi un match. Sì, tra 1 e 4, dici? Già. Fai finta che ti tenevi lo scambio fra 1 e 2. Ed era fattibile perché 25 è superiore a 10 ed è quello che sopra il pince ci vuole. Mm-hmm. Ma ti perdevi lo scambio tra 1 e 4 perché lo string stava già scambiando. Sì. Sì, così riesci a sfruttare tutto. Ok. Mm-hmm. Qua invece hai un altro esempio. Allora, sopra il pinch hai questo match che va bene perché 7 è minore di 12. Quindi CP del fluido caldo minore del CP del fluido freddo. Mm. Ma lo scambio tra un fluido con CP3 e un fluido con CP2 sopra il pinch non andrebbe bene. 2, 2, pinch, no. No. Allora, se tu però fai uno string splitting di questo fluido freddo in questa maniera, mm-hmm. allora l'accoppiamento ti riesce. Vediamo, aspetta. Sì. Puoi fare il match. Allora, tra 7 puoi continuare, esatto. E puoi fare il match tra 3 e 4. Esatto, sì, sì, sì. Ok. A questo punto ti rimane un match fra 3 e 2 che in teoria sarebbe scorretto. Ma perché il libro te lo fa vedere, te lo lista comunque? Perché se tu riesci a fare due match corretti vicino al pinch, mm-hmm. ricordati che quando ti muovi lontano dal pinch, la regola dei CP può essere rilassata. Sì, sì. Okay. Quindi, mm-hmm. se nella situazione originale violare la regola dei CP era troppo sconveniente, dopo due scambiatori, una volta fatto questo string splitting e ottenuti un match buono vicino al pinch, fare un match scorretto lontano dal pinch è sempre una cosa fattibile. Sì, sì, va bene. Sì, sì, sì. Diciamo che lo string splitting, allora, non è più una tecnica di base, comincia a essere una delle tecniche avanzate. E come tutte le tecniche avanzate, innanzitutto introduce tanti gradi di libertà e quindi è potenzialmente pericolosa. Ma poi ti porta anche ogni tanto a fare delle deroghe ai sani vecchi principi originali. Che senso? Perché stai entrando nel campo di ottimizzazione e quindi la regola dei CP da cosa deriva? Dal fatto che tu non vuoi avere pinch multi. Sì. Perché se tu hai pinch multipli, succede che hai vari punti nel sistema in cui il delta T è vicino al delta T min e quindi gli scambiatori di calore hanno a disposizione una piccola driving force. Quindi il pinch deve essere unico per questo motivo. Se tu non rispetti la regola dei CP, allora la curva composta dei fluidi caldi e la curva composta dei fluidi freddi non sono più divergenti sopra sotto il pinch, ma possono di nuovo convergere. Da qui deriva la regola dei CP. Ma la regola dei CP
va applicata quindi strettamente vicino al pinch. Mm-hmm. Quando sei lontano dal pinch, e quindi quando le curve composte sono già molto lontane, causare un loro riavvicinamento non ti andrà mai a scombussolare troppo le cose. Sì, certo, perché no, l'importante è che non crei il delta T minimo di nuovo. Esatto. E sei già abbastanza distante. Ma se tu la regola del CP la violi, prendiamo una figura. Ecco qua. Ok? Allora, immagina di violare la regola dei calori specifici in uno scambiatore che sta subito sopra il pinch. Rischiano di toccarsi di nuovo. Non rischiano, praticamente succederà nel 90% dei casi. Toccherai dentro di nuovo. E quindi vai a ottenere due punti di massima vicinanza. E quindi due scambiatori di calori strozzati dal punto di vista del delta T, non uno solo. Viceversa, sì, sì. Se tu violi la regola di CP qua, ben lontano dal pinch, quando le curve sono ben distanti, è molto difficile che andrai a riottenere un riavvicinamento eccessivo. Mm-hmm. E quindi non ti stai sparando nelle palle. Detto in maniera chiaro. Mm-hmm. Quattro. Torniamo a noi. Ok. Siamo al pinch. Se ci sono più correnti calde, scusa, se ci sono più correnti fredde che correnti calde, sì, ma in quello... allora o tutti i CP vanno bene e allora accoppiali, allora dovrai provare a splittare uno hot stream. Mm-hmm. Perché se hai pochi fluidi caldi con capacità termiche troppo alte, è chiaro che la soluzione sarà fare questo split. Splittare i caldi. Sì. Esatto. Se invece ci sono più correnti calde, mm-hmm. se ci sono più correnti calde, dovrai provare a dividere i fluidi freddi. Ok. Ma in tutte le situazioni, se ci sono più correnti calde che fredde, dividi le correnti fredde. Allora sì, queste due tabelle per sopra e sotto il pinch sono regole generali. Quindi queste due tabelle, pagina 111, segnatele giù, mm-hmm. sono importanti, però se sono generali vuol anche dire che bisogna saper fare ogni tanto delle eccezioni. Giusto. Ok. Mm-hmm. Allora, ti dice, facciamo un esempio. Figura 49A. Allora, gli stream sono 2-2, quindi questa vale, mm-hmm. ma non va bene la regola dei CP per ogni match possibile. Quindi bisognerebbe provare a splittare un hot stream. Giusto? Esatto. In both cases, the match with the odd stream of CP5 is infeasible. Hence, we must split the stream into branches, X and 5-X. Preciso, mm-hmm. la 5-X e la X. La X, a questo punto, si potrà accoppiare con 4. Sì, perché a quel la 5-X punto... rimane libera. Mm-hmm. E quindi apparentemente la branca 5-X o accoppi la 5-X a 4 o la X a 4, in ogni modo ti rimane una branca libera. Questo non vuol dire che non potrai accoppiarla magari più lontano dal pinch. Sì. Capisci?
One of the spirit branches has no partner. E quindi dovresti provare a recuperare magari splittando anche uno stream freddo. Oppure lavorare lontano dal pin. La figura 410A. Cioè, prendi, immagina di splittare anche il fluido freddo numero 3. Cioè, quello con CP3. Ok. Metti che lo split in due, uno e mezzo, uno e mezzo. Questo si trasforma in un match tra uno e uno e mezzo, e quindi va bene. Sì, 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 va ancora bene. Sì, mentre sì, l'altro, sì, se si trasformerebbe in un 5 meno X, uno e mezzo, va bene. Metti che anche X era la metà di 5. Quindi due e mezzo. Arrivi due e mezzo, 4. No, due e mezzo non va bene perché sarebbe 3, 1 e mezzo. Insomma, ti devi trovare una combo più raffinata. Ad esempio questa. 3 lo dividi in 2, 1 e mezzo, 1 e mezzo. 1 e mezzo può copiare con 1. 1 e mezzo può copiare con 1 in 25. Rimaneva 3,75 che può copiare con 4. Sì. Allora, ti ricordi il problema che abbiamo fatto 2 giorni fa? Noi l'abbiamo risolto senza stream splitting. È vero. In teoria anche quello si potrebbe provare a risolvere con stream splitting. Mm-hmm. Sì, sì, si può fare. Allora, se uno riesce a farlo senza, è meglio. Perché ricordati che ricorrere allo stream splitting significa che poi per fare tutti i match devi avere in giro più scambiatori di calore. Mm-hmm. E quindi si aggiungi anche che sono scambiatori di calore più piccoli. Mm-hmm. E quindi Maghetti, metti anche che il conto dell'area totale è sempre lo stesso. Hai comunque più costi immobilizzati di connessioni, valvole, manutenzioni, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Sì, sono dei costi in più lo splitting, assolutamente. Quindi, anche perché tu bada bene che qua non stiamo parlando di uno street splitting fatto per ragioni di processo. Ma fatto per ragioni di ottimizzazione. Ha fatto per ottimizzazione. Viene meno l'ottimizzazione. Esatto, esatto. Cioè, lo stream splitting in vista di ottimizzazione energetica, poi vuol dire che quando lo vai a fare nella realtà, soprattutto se stai facendo un revamping o un retrofitting, l'impianto non è ancora da costruire, ma è già costruito, potresti dover chiedere alla gente di tagliare un tubo e dividerlo in due branche e poi dopo un po' farlo riunire. Cioè, hai capito? Roba da mettere fuori servizio la linea, a parte il costo dell'operazione in sé. Sì, bloccare il processo. Quindi finché tu i tuoi match riesci a farli senza stream splitting, è meglio. Meglio. Cioè, come tutte le tecniche avanzate, lo stream splitting ti consente di andare a esplorare altri guadagni energetici, ma a un prezzo. A complicazioni. Qua un altro esempio, addirittura in due. Hai un 02, un 04 e un 1 e 2. 04 e 1 e 2 del fluido freddo. Sì. Allora, hai tanti fluidi caldi, quindi in teoria non puoi matchare tutti i fluidi caldi con il fluido freddo, perché hai due fluidi caldi e un fluido freddo. Quindi, secondo la regola dell'algoritmo che abbiamo visto, no, split e cold stream. Ci sono vari modi per splittare il cold stream e ottenere recuperi. Allora, è 1 e 2, lo puoi splittare in 04 e 08. E quindi matchi lo 02 con lo 04 e lo 04 con lo 08, prima opzione. Ma lo puoi splittare anche con 053 e 067. Lo 02 va con lo 053 e lo 04 va con lo 067.
Sì. L'entalpia che tiri fuori a parità di delta T è diversa. Allora, nel primo caso tu finisci ad avere che il fluido numero 3 splittato da una branca sale da 130 a 230 gradi e nell'altra branca sale da 130 a 192. Okay. Nel caso B è una scelta di ripartizione un po' migliore, perché il fluido sale da 130 a 205 e da 130 a 205. Mm. Vedi, te lo dice, nel caso B, CP è split in proportion to match the stream loads. E quindi entrambe le branche sono portate alla stessa temperatura finale. Ok, in questo modo c'è un miglior scambio termico nei due, c'è una migliore efficienza complessiva del sistema. No, allora, allora succede che quando tu ti sei fatto il tuo match e hai deciso di fare lo split e di fare il match, mm-hmm. Allora succede che qua hai un carico di 40 kW. E qua è un carico di 50. Ok, sì. Se tu dividi lo stream freddo in ragione di 0,4 e 0,8, mm-hmm. cioè con una proporzione di 1 a 3 un, e 2 a 3. Allora, 8 è il doppio di 4, ma 50 non era il doppio di 40. Ok. Ok. Se invece li dividi con la stessa proporzione, mm-hmm. il rapporto 4 a 5, allora finisci con ad avere la stessa temperatura qua. Ok. E scusa, miscelando 230 e 192? Certo, ottenevi sempre la stessa temperatura di 205, però tramite uno scambio di calore latente dato dall'effetto implicito del mixing. Sì. E noi preferiamo che questo scambio avvenga all'interno dello scambiatore di calore, che così almeno va, diciamo, al fluido, all'altro fluido, al fluido caldo. No, allora, in questo caso io non farei la scelta in quel senso. Allora, io in questo caso, per scegliere tra l'opzione A e l'opzione B, io personalmente guarderei cosa succede negli scambiatori di calore. Ok. Allora, ad esempio, nel caso A, prendi il match con lo stream caldo 1. Che va da 250 a 150. Nel caso A hai 130 230. Nel caso B hai 130 205. Questo vuol dire che lo scambiatore che ti fa passare 40 kW nel caso B ha un delta T media logaritmico superiore. Quindi aree minore efficienza. Quindi aree minore. Però nello scambio tra 2 e 3 succede il viceversa. Mm-hmm. Perché caso A vai da 130 a 192, caso B vai da 130 a 205. Il delta T media logaritmico in A era migliore, in B è peggiore. Se fai confronti, però... Uno scambiatore passando dal caso A al caso B migliora e l'altro peggiora. Bene, ma... il miglioramento nel match 1 e il peggioramento nel match 2 si compensano o c'è un delta? No, c'è un delta, perché... cioè, allora, se io dovessi giudicare solo in base alla temperatura media logaritmica, direi che nel primo caso tu perdi un delta T media logaritmico, diciamo, di 20 gradi. Nel secondo caso le guadagni di 10, quindi probabilmente il caso B rimane il migliore. Perché lo scambiatore da 1 a 3 diventa molto più compatto di non quanto lo scambiatore da 2 a 3 deve diventare più grosso. Sì, 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 sì.
Questa però è un'analisi, diciamo, approssimativa. Dovresti avere le aree e fare i conti. Mm-hmm. Anche perché il secondo scambiatore porta via 50 kW, l'altro solo 40. Quindi magari tu potresti voler decidere di ottimizzare lo scambiatore che ha più peso nello scambio termico. Cioè, e quindi preferire... Esatto. Questo, cioè, questo ad esempio vuole darti gli strumenti concettuali per farti capire che, di nuovo quello che ti ho detto, lo string splitting è una tecnica avanzata, non di base. Come tutte le tecniche avanzate, non ha delle regole assolute. Aggiunge gradi di libertà, va a giocare sui compromessi e quindi ti apre un ventaglio di opzioni. E quindi il punto di ottimo, il design ottimale, non è più ovvio come quando applichi solo le regole di base. Il punto di design ottimale è molto meno ovvio e deriva da mettere assieme una gamma di considerazioni molto più vasta. Allora, supponiamo che lo string splitting sia troppo oneroso dal punto di vista impiantistico. Non ci possiamo permettere di dividere le branche. Sì, sì. Allora, va bene. Se non possiamo permetterci di fare lo string splitting e dobbiamo fare dei match che violano la regola del CP, noi siamo sicuri di non ottenere il massimo recupero energetico teoricamente possibile. Ma si può dimostrare che se tu gli scambi termici proibiti li dividi, li parcellizzi, la penalità energetica in cui incorri è via via sempre minore. Ok. Fa interessante. Cioè, però d'altra parte aumenti il numero di scambiatori. Il numero di scambiatori aumenta sempre, però aumenta in una maniera che impiantisticamente è più favorevole. Ok. Perché, infatti, ti dice il libro, mettere più scambiatori in serie, sfalsando i match tra le correnti. Vedi che ti fa l'esempio. Tu sei in una situazione, quella della figura A, in cui stai facendo dei... in cui non puoi fare uno strip splitting. Allora ti inventi degli scambi termici in serie, ma sfalsati. Ho capito. Cioè, quello che c'era prima, grosso scambiatore singolo, tra 3 e 1, viene spezzato in due scambiatori, uno prima di... No, allora, ragionalo così, guarda, qua è il fluido 3 che guadagna 50, 31 e 98. Ok. Gli fai guadagnare 10, 47, 30 e 93, lo stesso... complessivo, sì. Cambi match in questa maniera in serie e ti trovi ad avere da 98 a 93 della hot utility, quindi stai risparmiando, e da 8 a 3 della cold utility, stai risparmiando energia. Quello che hai fatto è hai incasinato lo scambio termico qui, perché prima avevi due match, adesso ne hai tre. Incasinando lo scambio termico qui, sei andato ad avere dei delta T più piccoli negli scambiatori e quindi un po' più aree. Però non ti sei dovuto fare lo string splitting. Allora, questo si chiama splitting ciclico perché in realtà non è vero e proprio splitting. Tu, diciamo, non hai splittato lo stream, hai splittato lo scambiatore. Sì.
reverse rispetto al caso di prima. Cioè, nel caso di prima splittavamo la stream e ora dividiamo lo scambiatore in due punti di modo che sia ottimale esatto, lo scambiatore. Esatto, esatto, esatto. E poi mischiamo però gli stream che... Non mischiamo gli stream, mischiamo l'intervallo di temperature. Ok, cioè... Allora, guarda, prima il fluido 3 da 130 gradi e 172 vedeva lo stream 2. Adesso ora, da 130 a 138 vedo lo stream 1 e da 138 a 177 vedo lo stream 2. Cioè, ha inserito uno scambiatore in più. Prima il fluido 3 passava in due scambiatori in cui vedeva lo stream 2 e lo stream 1. Adesso prima vede lo stream 1, poi vede lo stream 2 e poi vede lo stream 1 di nuovo. Praticamente hai ottenuto, hai alleviato la hot utility e la cold utility aggiungendo uno scambiatore in più. Sì. Lo vedo. Il che è buono. Cioè, da un punto di vista energetico è buono. Hai perso perché di sicuro il delta T media logaritmico disponibile in questi tre scambiatori è più piccolo del delta T media logaritmico che avevi a disposizione in questi altri. E quindi hai aumentato un po' le aree. E soprattutto non ti sei mosso lontano dal minimo numero di scambiatori stabilito dalla regola di Eulero. Sì, cioè tu ne fai sicuramente di più di scambiatori così rispetto a quelli che ti dicevo. Però quando noi facciamo il grafico, quello con i delta H, cioè il grafico con delta H e temperatura. Che noi sovrapponiamo la curva dei caldi e la curva dei freddi e da lì, dalla non sovrapposizione, ci ricaviamo diciamo, le portate termiche, le portate energetiche che devono esserci alla cold utility, all'out utility. Quei valori lì, diciamo, non corrispondono poi a quelli che ottieni utilizzando, ad esempio, un cyclic matching. Cioè, saranno grandi. No, Sono gli stessi. quelli sono sempre i minimi possibili. Qua stiamo parlando di strategie di retrofit. Ah, ok. Ok, allora, Ok. esempio, rimaniamo su questo esempio. Qui, a furia di fare matching astrusi e di trovare nuove combo di scambiatori, riesce a passare da 98 a 90,8 e da 8,3 a 0,8. Vuol dire che i tuoi minimi, che tu puoi desumere dalla grande curva composta, magari erano, sparo a caso, 80 e 0,1. Ok? Quelli sono i minimi, punto. Vabbè che adesso, scusa, però... E lo vedi molto più chiaramente anche da un'altra cosa. Questo esempio è fatto per uno scambio termico sopra il pitch. Cosa ci fa un cooler sopra il pitch? Stai violando una delle regole d'oro, quindi sei di sicuro fuori dall'energy targeting. Evidentemente hai trovato che c'è una grossa convenienza ad avere questo risparmio nell'auto utility. Sì. Comunque cioè, e a questo punto perché c'è la cold utility lì? Cioè, perché ci potrebbe essere la cold utility lì? Perché c'era qua? Perché stavi retrofittando un progetto di merda. Dal punto di vista energetico, che però era un bel progetto dal punto di vista della complessità impiantistica, perché c'erano solo due scambiatori. Qui ne hai quattro. Che tu Allora, dici? ripeto, questa è una tecnica avanzata, non è una tecnica di base. Quindi,
Una tecnica avanzata si muove al di là delle regole d'oro. Rientriamo sempre a vivere un pochino nel mondo in cui l'energia costa poco e i costi immobilizzati sono alti. Beh, in quel caso la soluzione A magari è la più conveniente. In quel mondo sicuramente. Certo. Questo è un esempio, hai un problema sotto il pinch, lo puoi risolvere in due modi, col matching, scusa, con lo splitting e con lo splitting ciclico, che io chiamerei più appropriatamente splitting seriale, ma tant'è. È uguale. Cioè, lo chiamano così. Allora, vediamo come lo descrive. Comunque queste sono tecniche di retrofitting, strategie per il retrofitting. Sì e no, possono anche... allora, o il retrofitting, puoi anche usarle per fare design a priori del tuo network di scambiatori. Ok. Perché tu hai i tuoi grafici, hai il minimo e il massimo del requisito hot stream e cold stream, ma poi ti devi immaginare qualcosa per scambiarlo il calore, ti devi immaginare i punti in cui piazzare gli scambiatori di calore. E qualcosa ti devi inventare. Mm-hmm. Sì, sì, certo, anche tu hai progetti. I target, ma i target può anche darsi poi che non riesci a rispettarli. Cosa? Tu hai i tuoi target, ma poi può anche darsi che non riesci a rispettarli. Quando fai il progetto, dici, e in quel caso non riesci a trovare un match buono con gli scambiatori di calore, e in quel caso dici ti devi avvalere di strategie come ad esempio lo stream splitting. In teoria ce la devi fare, però in pratica non si sa mai. Ok, beh, è scontato che i CP si comportino come si devono comportare sotto il pinch per fluidi caldi e fluidi freddi? C'è una certezza che succede sempre? No, in teoria no, però in pratica, siccome questo processo è fatto da tanti fluidi e siccome puoi sempre ricorrere allo splitting... Ah beh, sì, certo, tu dici a quel punto con lo splitting c'è un modo... In teoria non c'è certezza, ma in pratica ce la si fa. Sì, 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 certo, capito. Va bene. Qui vedi, ti matcha le correnti in modo da seguire bene la cascata di temperatura con questo tipo di splitting ciclico. Qua sotto invece ti fa una cosa più rigorosa, più convenzionale, ti fa vedere tre possibili modi di splittare questo stream caldo. Ok. Allora, nel primo modo tu fai una divisione di CP tale che per dare 3000 kW esci a 180 gradi da qua. E va bene, perché tanto il fluido 3 parte a 160. Puoi uscire a 300, puoi uscire a 350. A seconda di quello che scegli, qua succede l'inverso. Sì. Cioè vedi che man mano che la temperatura di uscita qui si alza, la temperatura di uscita qui si abbassa. Sì, aspetta, vediamolo con le masse. Cioè, questo è un CP di 30. Tu lo puoi splittare 9,4, 20,6, 15,15, 20,10. Allora, sì, in questo caso la branca superiore esce a 180. Va bene, perché era in match contro un fluido che parte a 160. La branca inferiore uscirà a 354, che va bene, perché era in match con un fluido che parte a 180. E così via. C'hai tutti i tuoi casi. A questo punto, i tre casi sono equivalenti dal punto di vista dell'entalpia, ma non saranno equivalenti dal punto di vista delle aree degli scambiatori. Mm-hmm. Perché se tu segui il caso 1, questo scambiatore avrà una grande area, mentre questo ce l'avrà molto piccola. Viceversa, nel caso 3, lo scambiatore sopra avrà un'area più piccola, e questo scambiatore qua avrà un'area più grande. Mm-hmm. Il caso 2 sarà nel mezzo.
A questo punto tu ti trovi le aree complessive, decidi quale scambiatore è necessario che ce l'abbia più grossa o più piccola e procedi a fare l'ottimizzazione. Certo. Capito? Va bene, è chiaro. Questo è un altro modo per raggiungere lo stesso risultato. Semplicemente con scambiatori in serie. Con scambiatori in serie. Esatto. Praticamente continui a switchare da una parte all'altra. In modo che il fluido con il CP più grosso riesce a servirli tutti e due, ma senza essere splittato. Questa soluzione può diventare fattibile se tu nel tuo impianto non puoi dividere la branca. Assolutamente. Cioè, ok. E in questo può valere anche il caso di un design a priori. Perché poi non è sempre detto che tu puoi dividere una branca dal punto di vista del processo. Perché? Perché il tubo è troppo piccolo. Ok. Ok. Se il tubo è troppo piccolo. Questo può essere un esempio. Un esempio, sì, molto banale, però va bene, ho capito. No, va bene, dai. Andiamo pure avanti. Se sei con branche di piccole dimensioni, sì, l'esempio è valido. Perché se, metti che questi sono tubi che hanno una grandezza minima, per dire, no? Allora, fai finta. Se questo tubo diventa troppo piccolo, entrambi questi scambiatori dovranno essere troppo piccoli da un lato. E sotto una dimensione, una certa dimensione critica, non te li fabbricano magari neanche più. Sì. Viceversa, al lato opposto della scala dell'impianto, questa situazione potrebbe diventare un casino, perché tutti questi scambiatori dovrebbero avere un lato molto grosso. Ok. Con lo street splitting invece in parallelo ovvieresti alla situazione. Cioè, metti che il tubo che porta il fluido 2 è abbastanza più piccolo del tubo che porta il fluido 1. Sì. Cioè, in questo caso tu dovresti matchare dal lato tubo e lato shell di uno stesso scambiatore di calore due cose che hanno dei diametri molto diversi. Allora, quindi magari in quel caso è meglio fare così, fare lo street splitting della branca troppo grossa. Sì, così almeno diventano più simili i flussi. Sì, meglio. Sì, ok, ho capito. Poi dipende anche molto di cosa stiamo parlando. No, beh, ovvio, sì, poi lì si comincia ad andare nel dettaglio. E... se sono tutti liquidi, se ci sono liquidi a contatto con gas, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, no, poi ovviamente cioè, ogni caso ha la sua storia, nel senso. Esatto. Quindi, allora, ti dice che splittare i fluidi spesso è necessario per rispettare la regola dei CP. Se non puoi fare lo street splitting, prova a fare lo splitting ciclico, cioè quello della serie. Questo è essenzialmente i requisiti guida. Ok. Nota la domanda che mi facevi prima. Nota che lo string splitting cannot reduce the number of units below the target value. Cioè quel famoso n-1. Eh no, al massimo li aumenta. Esatto, bravo.